Quando ha deciso di diventare produttore, perché ha deciso di produrre questo? Io quando era prima, negli anni 68, sono stato scelto da Costa Gavras per il suo film Zeta, che si è chiamato, non so perché, in Italia, Loggia dei Poteri, che è stronzato. Ce ne sono tante traduzioni di titoli italiani che appartengono a quella stessa categoria. Ho fatto il distributore. E dunque, Costa mi ha telefonato, mi ha visto, mi ha detto, sai, ho visto tutti i produttori, tutti i distributori, anche americani. No, questo è accaduto sui Champs-Élysées, sulla destra, scendendo dall'Arco di Trionfo, verso la metà delle Champs-Élysées, dove incontrammo, ma eravamo insomma quasi insomma, in relazione quasi amorosa, e stavamo sempre insieme, incontrammo Costa Gavras con il copione sotto il braccio, che veniva dalla Warner, che gli aveva negato, scusa, integro, perché so che la tua memoria è la mia. Non so il fatto. Felicemente c'è Luciano che mi ricorda le cose. E dunque mi dite, tutti rifiutano. E io ho chiesto così, io conoscevo ancora Algeria, conoscevo un direttore, un regista che si chiamava Lagda Amina, che ha fatto dopo un film che è stato presentato a Cannes e che ci ha avuto la Palme d'Or, le chroniques des années 20. E poi gli ho detto, guarda, lasciami 2 mesi, 3 mesi, cerco da produrre il film. E dopo ho visto di nuovo i distributori che avevano rifiutato, ho rivisto tutto, e finalmente con i pochi soldi che c'avevo, vedendo l'Algeria che mi ha offerto il 40% del film, sono la stessa cosa che il deserto. Ho visto tutti gli attori, c'avevo Irène Papas, Jean-Louis Trintignant, Philippe Noiret, Yves Montand, ce n'avevo tanti, e questo e ci sono distributori che mi hanno detto, guarda, non facciamo questo film perché eravamo in 68, dunque la politica e i distributori, non parliamo della politica, sarà molto meglio. Vabbè, prendiamo questi attori e facciamo un film poliziotto, sarà, vabbè, ho rifiutato, non costa, e abbiamo trovato il modo di fare il film in Algeria. E non abbiamo fatto un film che andava per il successo, perché fare un film politico? Perché la gente non sono stufati, in 68 tutte le manifestazioni degli studenti, della Francia, non c'è. E poi il miracolo, la gente ha visto che non è soltanto il fatto della Francia, abbiamo fatto il film in 68 dove non c'aveva l'America del Sud, erano soltanto dittatura, non c'aveva la Spagna dittatura, c'aveva il Portogallo dittatura, c'aveva tutti i paesi dell'est regime che ne conosciamo, era terribile, il mondo era diviso, non come oggi, ma le dittature erano molto più numerose che adesso sono le democrazie, possiamo dire. E dunque questa speranza ha toccato non soltanto il fatto della Grecia, che era il regime del colonnello, ma dicendo, ah, dunque c'è una volontà popolare che si può esprimere. E questo abbiamo trovato il successo di questo film. Questa era dunque la mia prima produzione e l'interesse di essere produttore, ma di essere dentro un film che c'ha un'azione, dentro un film che ha un pensiero di confronto alla società.